Buon giovedì pomeriggio e ben ritrovati a Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano. Anche oggi tanti temi, ovviamente la politica in primo piano, le opposizioni a Roma sono salite al colle per fare un po' il punto della situazione con Mattarella. Nel frattempo Conte è alla ricerca della cosiddetta quarta gamba, cioè la cosiddetta stampella che gli permetterebbe di guardare avanti con un po' più di stabilità in merito al punto al suo governo. Cercheremo di approfondire le ultime novità, prendendole anche ovviamente dai maggiori quotidiani online. Poi altri temi caldi sono quelli di questa Lombardia, zona rossa, è slittato a lunedì il verdetto del TAR del Lazio in merito appunto al ricorso del governatore Fontana per ritraghettare la Lombardia in zona arancione, tanta polemica su questo tema. Poi oggi c'è l'ennesima protesta, purtroppo seppur pacifica, dei ristoratori in Milano, lunghe code, molte macchine in coda proprio per protestare, che ristoratori che arrivavano da gran parte della Lombardia si sono ritrovati prima in prefettura e poi successivamente anche a Palazzo Lombardia per far sentire la propria voce. Altre scuole occupate a Milano, e proprio sul tema scuola andremo a fare un focus su Pavia, perché c'è la scelta molto discussa dall'opposizione in consiglio comunale a Pavia e anche dai sindacati per quanto riguarda la scelta dell'amministrazione comunale di Pavia di esternalizzare il servizio degli asili. Ecco, qui andremo magari a fare un focus proprio sul capoluogo pavese per capire i vari risvolti. Temi, come dicevo, davvero importanti, che andremo anche a discutere nella puntata di questa sera del nostro talk show Politica alla Parola, in diretta alle 21:10, sempre dallo studio 1 di Milano Pavia TV. Ma oggi questi temi saranno commentati in studio con me, rigorosamente a distanza, da Eugenia Marchetti, consigliere comunale della Lega di Pavia. Buonasera, buonasera. Grazie, consigliere, ben arrivata. Con noi invece in collegamento Skype abbiamo Amerigo Fimiani, segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL di Pavia. Buonasera Fimiani. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, consigliere Marchetti, partiamo dalla questione ovviamente nazionale, una questione delicata. Conte sta cercando di mettere insieme tutti i vari tasselli, tutti i vari pezzi per trovare la cosiddetta quarta gamba, così è stata definita, per cercare di lavorare con stabilità. Si riuscirà? Guardi, sono sicuramente giorni caldi per il governo, perché Renzi ha teso di certo una patata bollente a questo governo Conte, portandolo a una crisi che, sebbene sia stata superata con il voto favorevole di entrambe le Camere, tuttavia ha portato a una situazione che non si può definire stabile. I voti favorevoli con la maggioranza relativa ottenuti al Senato hanno fatto sì che si creasse una sorta di governo precario, sebbene il governo sia ancora attualmente in carica, ma sono stati raccimolati dei vari voti dai vari Ciampolillo, che questo senatore che è diventato famoso penso con l'ultima seduta del Senato, ma anche se ricordo che era già famoso per altri episodi come varie cure per la xiella con il sapone o il contrario ai vaccini contro il coronavirus. Comunque sicuramente dopo che ieri Conte è salito al colle per parlare a Mattarella, che ricordo non doveva essere un atto dovuto, perché la maggioranza e i voti e i numeri c'erano, quindi ha fatto un gesto di rispetto nei confronti della Costituzione, cercando quindi di promettere che entro 10 giorni avrebbe trovato quei numeri che occorrono per andare avanti e per continuare con i lavori del governo in questo momento sicuramente difficile, perché ricordo, oltre al coronavirus che morde alla porta, abbiamo anche il recovery plan da presentare all'Europa e i vari temi caldi di questo momento. Quindi oggi, come diceva lei direttore, anche l'opposizione, quindi tutto il centrodestra, si è recato al colle per chiedere fondamentalmente due alternative a Mattarella: o la creazione di un nuovo governo di centrodestra con
la scelta di un nuovo premier che diriga l'Italia in questo momento precario, oppure la scelta, diciamo, più consigliata e supportata soprattutto da Fratelli d'Italia, ovvero quella di andare al voto. Dal mio punto di vista, in questo momento il nostro paese ha bisogno delle parole degli italiani, quindi gli italiani devono esprimere le loro intenzioni e devono essere loro a decidere chi ci deve governare. Quindi, secondo me, la scelta più opportuna in questo momento è quello di recarci tutti quanti alle urne. Allora, questa è la posizione ovviamente della consigliere leghista di Pavia. Nel frattempo volevo farvi leggere questo titolo del Corriere della Sera, appunto sulla crisi: Conte allarmato dai tanti ni, così li ha definiti il Corriere della Sera. Fimiani, questi ni che ovviamente creano un sacco di stabilità a questo paese, che poi ovviamente si ripercuote sui tanti settori, tra cui anche quello del lavoro. Beh, sicuramente. Io credo che, come diceva anche prima la consigliera Marchetti, in questo periodo l'Italia abbia bisogno assolutamente di stabilità. Noi abbiamo due crisi, una ovviamente quella pandemica, l'altra è quella di natura economica, sociale, che abbiamo su tutto il territorio, che ovviamente è la logica conseguenza della crisi del Covid-19. È chiaro che un governo stabile nel pieno esercizio delle sue funzioni è l'unica cosa che in questo momento può garantire una tenuta economica e sociale, ma soprattutto una tenuta anche nei confronti politici dell'Europa, visto che stiamo affrontando una fase molto delicata, che è quella comunque del Recovery Plan, dove noi comunque dobbiamo presentare un piano per poter comunque avere accesso ai finanziamenti che l'Europa finalmente concede ai paesi, diciamo, come l'Italia. Abbiamo tutto l'interesse ad avere una stabilità di governo affinché si possa arrivare nel minor periodo possibile ad accedere a questi fondi, che sicuramente saranno lo strumento indispensabile, lo strumento più utile per superare la crisi economica e sociale che in questo momento affronta il paese. Quindi ovviamente è una situazione comunque delicata. Fimiani, insomma, quale potrebbe essere il futuro di questo momento per il nostro paese? Cioè, lei, anche lei è propenso a trovare una quadra all'interno di questo governo, di questa maggioranza, oppure una svolta completa, come ha chiesto tra virgolette la consigliere Marchetti, in merito appunto alle possibili future elezioni? Ma guardi, io credo che il passaggio parlamentare che c'è stato e, diciamo, l'incontro che comunque c'è stato tra il Premier e il Presidente della Repubblica indichi comunque uno scenario abbastanza chiaro. Cioè, nel senso, c'è stato un passaggio parlamentare, la fiducia c'è stata, ovviamente bisognerà verificare poi all'interno dei lavori parlamentari, ovviamente tenendo conto anche dei lavori in commissione, se questa tenuta proseguirà nel corso dei prossimi giorni. Ma è chiaro che le elezioni in questo momento sono uno scenario che il paese non può permettersi. Cioè, parlava prima, ecco, zona arancione, zona rossa, cioè si immagini semplicemente cosa può essere una campagna elettorale in un territorio comunque a zone a geometria variabile dal punto di vista del Covid. Oltretutto stiamo parlando di un periodo dove la crisi economica c'è un discorso legato alla pandemia che comunque genera crisi. Di conseguenza, in questo momento noi dobbiamo cercare di porre rimedio a questo aspetto, e quindi la politica in questo momento deve farsi carico di questa esigenza in prima battuta, e credo che le elezioni vadano esattamente nella direzione opposta. Marchetti. Guardi, allora, io non sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto, in quanto è noto che in Europa siano numerosi paesi che nel giro di qualche settimana, qualche mese, in primavera comunque, andranno alle elezioni. Faccio l'esempio del Portogallo, ma anche della Repubblica Ceca e tanti altri. Un metodo per andare a votare in modo sicuro ovviamente si trova. Nel momento in cui l'Italia si trova in una situazione di difficoltà da un punto di vista dell'esecutivo, bisogna studiare qualche metodo che
si riesca ad adattare con la situazione pandemica di questo momento. Alla fine ci stiamo adattando per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda lo smart working in ogni ambito lavorativo. Ci siamo adeguati e stiamo cambiando la nostra vita proprio in conformità della pandemia. Non vedo perché dobbiamo fermarci e limitarci nel momento stesso in cui si parla di elezioni. Anzi, a maggior ragione, dimostreremo che l'Italia è in grado di andare a votare in modo sicuro e di dare una svolta a questo governo anche in una situazione così poco stabile, così permettendo di avere scenari anche diversi, sicuramente migliori, soprattutto da un punto di vista politico ed economico. Faccio un esempio: per poter programmare una votazione in modo sicuro si potrebbe organizzare in fasce orarie, rispetto ai vari seggi che comunque sono previsti, l'ingresso dei cittadini per votare. Il rispetto del distanziamento comunque è assicurato, perché pensiamo ai seggi dove siamo abituati a votare, sono dei gabbiotti e alla fine le persone che stanno all'interno per assicurare la correttezza del voto sono al massimo tre, lavoro che peraltro potrebbe anche essere ridotto volendo essere fiscali. Quindi credo che un modo per andare alle urne si potrebbe trovare, e come in due minuti ho trovato una soluzione, credo che il governo dovrebbe apprestarsi a trovarne una anche sicuramente più efficace della mia. Ecco, velocemente lo chiedo ad entrambi, questa crisi era da evitare? Allora, sicuramente era da evitare sotto un certo punto di vista, ovvero siamo in una situazione di crisi maggiore, non c'era bisogno in questo momento di aggiungere carne al fuoco, ripeto, la pandemia che ormai ci attanaglia da quasi un anno, una situazione di emergenza economica e di crisi dalla quale non so esattamente come e quando riusciremo ad uscire. Dall'altro lato è stata una mossa furba di Renzi, che ovviamente ha risaputo che non è in grado di stare fermo, perché non è la prima volta che dà luogo a certe situazioni che poi aprono scenari differenti, perché ovviamente con la crisi che ha aperto Renzi si è visto che questo governo di fatti non ha le basi per governare. Ecco, Fimiani, lei cosa ne pensa? Una crisi da risparmiare, oppure insomma il fatto che Renzi abbia scoperchiato qualcosa che non funzionava in questo governo, così l'ha definito lui, insomma questa apoteosi di Conte, tra virgolette, come l'ha un po', ha usato un po' questo termine, insomma il fatto che decida tutto lui? Guardi, io credo, e ribadisco il concetto precedente, io credo che una crisi in questo momento è un lusso che l'Italia non può permettersi. Credo che da un punto di vista politico e da un punto di vista economico, ma in questo momento diciamo metto dentro ovviamente anche l'aspetto del mondo del lavoro, noi abbiamo bisogno di dare risposte. E queste risposte possono essere date solo da un governo pienamente legittimato come quello attuale, e credo che sia l'unica soluzione al momento praticabile. Ripeto, ci sono delle regole che vengono stabilite dalla Costituzione, quindi ci sono passaggi che sono previsti dalla Costituzione, anche la tempistica delle elezioni viene stabilita comunque dalle norme, non possiamo stabilire che tra una settimana si vota o tra 15 giorni si vota. Una campagna elettorale deve avere un determinato iter, ci devono essere determinati tempi da rispettare, ci deve essere, mai come in questo caso, ovviamente la garanzia assoluta di poter avere una campagna elettorale eventualmente in sicurezza. Tutto questo porta uno slittamento dei termini che in questo momento non farebbe il bene di tutti i cittadini italiani, sia da un punto di vista, ripeto, economico, sia da un punto di vista sociale. Chiarissimo. Nel frattempo, proprio sul fatto che avevo accennato all'inizio, e accennato anche la consigliere Marchetti, della visita del centrodestra al Quirinale,
in merito appunto a uno degli esponenti di spicco, Giovanni Toti, il leader di Cambiamo, presidente appunto della regione Liguria, dice insiste nella linea critica nei confronti del governo, ma contraria, quindi va un po' contro quanto chiede invece la Lega e Forza Italia, ma contraria al ritorno anticipato alle urne, caldeggiati invece appunto dalla Lega e Fratelli d'Italia, come dicevamo. Quindi questa è una notizia proprio di pochi di oggi pomeriggio. Cambiamo un attimo argomento, insomma rimaniamo a parlare di problematiche di crisi, parliamo invece di Lombardia zona rossa. La decisione del TAR in merito all'appello avanzato da Fontana di ritornare in zona arancione, perché questi dati non sarebbero veritieri della situazione, slitta, così è stato definito, è stato detto oggi, a lunedì. Detto questo, notizia di cronaca, però Marchetti, insomma, c'è questa conflittualità, l'ennesima conflittualità tra regione e governo centrale. Sì, purtroppo è vero. Allora, prima di iniziare a commentare questo punto caldo delle ultime ore, voglio evidenziare che secondo me in questo momento i punti principali sono la sicurezza e la ripresa dell'economia. E quindi la ripresa dell'economia in sicurezza. La zona rossa in una regione come la Lombardia ovviamente ha danneggiato ancora di più quello strato di malcontento che ormai da un anno portiamo con noi, soprattutto per la categoria più colpita, i ristoratori e i commercianti. Immaginiamo una città come Milano che vive di commercio e ristorazione oltre che di grandi aziende, ma la gente comune mangia appunto con le proprie attività e con le partite IVA. Per questa ragione una zona rossa così invasiva sotto questo punto di vista sicuramente ha portato alla Regione Lombardia di assumere determinate scelte, come quella appunto di impugnare l'ordinanza con cui si stabiliva la zona rossa nella nostra regione. È stata una scelta corretta, una scelta che la Regione aveva facoltà di fare ed è giusto che sia stata fatta. Il TAR, oggi ci aspettavamo una risposta, ma dalla quale però non abbiamo avuto ancora riscontro, in quale TAR ha rinviato la decisione a lunedì, affermando che avrebbe controllato dei dati a partire dall'11 gennaio, partendo dal presupposto che, ed era il motivo di impugnazione dell'ordinanza da parte della Regione Lombardia, che l'ordinanza emessa dallo Stato centrale fosse basata su dati troppo vecchi e quindi non corrispondenti alla situazione di emergenza effettiva che abbiamo in Lombardia. Confido molto nella possibilità di cambiare zona, di tornare quantomeno in zona arancione, perché dobbiamo renderci conto che tutte le attività hanno bisogno di respirare, di tornare a respirare, e lo dico sia ovviamente supportando tutti i commercianti nonché i ristoratori, ma parlo anche da cittadina. Tutti noi abbiamo bisogno di vedere un po' di luce in fondo al tunnel e quindi di ritornare a una sorta di normalità. Tant'è che a me capita quotidianamente, anche quando parlo con i miei amici, quando si parla di zona arancione ci spunta un mezzo sorriso. Non ci sembra vero che si possa parlare di zona arancione. Quando appunto è stata confermata la scelta della zona rossa, siamo tornati tutti molto, molto cupi e molto tristi, in quanto appunto la vita si è fermata di nuovo e questo non è più possibile. Infatti incide molto sul morale queste situazioni. Fimiani, ecco, volevo farla invece riflettere appunto sul fatto che su questi dati bisogna calibrarli nuovamente, come ha chiesto Fontana ieri in questo ricorso al TAR, secondo lei, oppure insomma bisogna fidarsi ciecamente da ciò che dicono gli esperti, anche perché, come diceva la consigliere Marchetti, insomma, dietro a queste chiusure c'è un mondo lavorativo che è completamente fermo. Allora, faccio una premessa. Ovviamente non sono il magistrato che dovrà decidere sull'ordinanza emessa dal ministro Speranza, e l'impugnativa fatta da Regione Lombardia ovviamente è un diritto, una facoltà che ha la Regione Lombardia, quindi avrà avuto i suoi motivi. A me sorprende solo il fatto che il governatore Fontana
abbia a distanza di credo 48 ore o 72 ore sia passato da dichiarazioni dove preparatevi alla zona rossa, preparatevi ad una nuova chiusura, i dati del contagio, i dati dei ricoverati nelle terapie intensive, i dati dei malati Covid cosiddetti ordinari sono tutti in aumento, quindi tutti gli indici ci porteranno a chiudere, quindi a dichiarare zona rossa la regione Lombardia, a distanza credo di 48 ore la regione Lombardia è stata dichiarata zona rossa e lì c'è stato, diciamo, lo stupore da parte di Fontana. Ora, io non sono uno scienziato, non sono un virologo, ovviamente non sono un tecnico che, come dire, può in qualche modo dare il proprio giudizio da un punto di vista scientifico. Mi limito solo a dire che se c'è una serie di DPCM, l'ultimo, diciamo che comunque quello che istituiva zona gialla, zona arancione, zona rossa e addirittura quella bianca, che è stato comunque, diciamo, emanato. Se viene data la possibilità in questo caso al Ministro della Salute, di poter emettere un'ordinanza sulla base di dati assolutamente scientifici e quindi su dati relativi ai contagi, relativi all'occupazione delle terapie intensive, io posso solo dire che quella decisione è stata presa sulla base di questi dati e di conseguenza non possiamo che attenerci. Questo non vuol dire e non toglie che questo tipo di ordinanza produca effetti di natura economica attraverso la chiusura degli esercizi come quelli cui si faceva riferimento prima. Ed è chiaro che bisogna affrontare questo tipo di discorso all'interno di una soluzione generale della crisi economica che il Covid sta portando con sé, ma non credo che impugnare al TAR una ordinanza ministeriale risolva di per sé il problema, anche perché comunque nel momento in cui ci dovesse essere anche un passaggio da zona rossa a zona arancione, immagino che, come dire, sia un pannicello caldo che possa essere messo per quanto riguarda il discorso economico, ma non è che la dichiarazione della zona arancione vuol dire liberi tutti e si torna praticamente alle aperture totali, alla mobilità totale di tutti i cittadini con la piena ripresa economica. Quindi io, ripeto, mi attengo a quelli che sono i dati scientifici messi in questo momento a disposizione di noi comuni mortali, sulla base dei quali è stata emessa l'ordinanza. Allora, mi fermo per qualche istante, vado in pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio, andiamo a vedere il classico bollettino di oggi dei contagi, poi parleremo anche di altre questioni di stretta attualità, sia a Pavia ma anche a livello regionale. A dopo. Rieccoci nuovamente in diretta con Linea Attualità. Abbiamo in studio il consigliere della Lega di Pavia, comunale della Lega di Pavia, Eugenia Marchetti, mentre in collegamento Skype abbiamo Americo Fimiani, segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL di Pavia. Allora, prima di leggere il bollettino di oggi e i contagi, so che la consigliere Marchetti voleva un attimo replicare all'esponente della Sì, CGIL. guardi, brevemente, io anche questa volta non sono d'accordo perché Regione Lombardia ha fatto bene a impugnare il decreto, quantomeno ha dato un segnale, cioè noi, Regione Lombardia, ci stiamo muovendo per qualcosa, stiamo facendo tutto il possibile per voi, per cercare di uscire da questa situazione che sicuramente da un punto di vista della salute, dell'emergenza dovuta al coronavirus, dobbiamo stare attenti e dobbiamo metterci in sicurezza, ma questo non vuol dire che con attenzione, che con le dovute precauzioni, che tra l'altro commercianti e ristoratori si erano
erano forniti nella prima fase di lockdown apposta in funzione di una riapertura futura non hanno ancora potuto utilizzare. Quindi l'impugnazione del decreto è stata più che positiva, è stato un gesto concreto finalmente da parte della Regione Lombardia che io condivido e che sicuramente anche tutti i titolari di partite IVA, commercianti e ristoratori hanno visto con spirito di positività. Allora, andiamo a vedere il bollettino di oggi, lo prendiamo come sempre da Lombardia Notizie, ci dice che diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, meno 17, per un totale generale di 411 e nei reparti ordinari meno 6, per un totale di 3.644 persone ricoverate non in terapia intensiva. Purtroppo salgono ancora i decessi, più 55, per un totale generale di 26.460 morti da inizio pandemia. Andiamo però a leggere i nuovi contagiati. A fronte di 37.713 tamponi effettuati, i nuovi positivi in Lombardia sono 2.234. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è salita rispetto al giorno precedente, rispetto all'inizio settimana, e oggi si attesta al 5,9%. Andiamo a visualizzare l'incremento casi per provincia, ci focalizziamo sull'Interland di Milano che fa segnare più 544 casi, di cui 248 registrati a Milano città, Pavia fa registrare 123 nuovi casi. Questa è la situazione lombarda. Allora, io volevo cambiare argomento e parlare della protesta a Pavia di tanti genitori che sono scesi in piazza anche in occasione dell'ultimo consiglio comunale della settimana scorsa per protestare contro la proposta e l'idea dell'amministrazione comunale Fracassi di centrodestra di esternalizzare il servizio degli asili. Quindi una protesta corale di tanti genitori, chiedono chiarezza ovviamente e chiedono a questi genitori ovviamente di rinviare, notizia proprio di queste ore, la propria iscrizione proprio per capire i passi che vuole fare l'amministrazione comunale. Allora, io volevo collegarmi subito con Skype con Americo Fimiani, che non a caso è il segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL di Pavia, proprio per capire, entrare un po' nel dettaglio di questa proposta della giunta di Fracassi in merito al processo di esternalizzazione del servizio, che voi anche mondo sindacale avete contestato apertamente e avete anche, diciamo così, spinto perché molti insegnanti eccetera facessero anche azioni, mi passi il termine, di forza, di sciopero, ecco, proprio per protestare contro questa scelta. Come mai? Beh, allora, cominciamo col dire che come CGIL abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale con conseguente blocco degli straordinari. Siamo intervenuti all'interno del Consiglio Comunale cosiddetto aperto per manifestare, diciamo, la nostra contrarietà alla scelta operata dalla Giunta Comunale. C'è stato anche il tentativo presso la Prefettura, il tentativo di conciliazione che ovviamente non è andato a buon fine e ora ci riserviamo di adire, diciamo, le altre possibilità per quanto riguarda, diciamo, azioni di mobilitazione, non esclusa quella dello sciopero. Cosa c'è alla base di questo stato di agitazione? Come diceva prima lei, la giunta comunale ha deciso di esternalizzare, anzi usiamo il termine tecnico giusto, di dare in concessione ad un soggetto privato la gestione di una scuola materna e di un nido che in questo momento sono a gestione diretta del comune. Quindi all'interno di questi due plessi ci sono educatrici che sono dipendenti comunali. Ora, la scelta fatta dalla giunta comunale sul punto è una scelta che di fatto è una scelta di natura politica legata ovviamente ad un discorso economico. Ci è stato raccontato che c'è una forte carenza di personale nel settore educativo e per far fronte a questa carenza di personale, anziché di fatto puntare sulla sua
sostituzione, sulla sua integrazione attraverso, diciamo, una politica di assunzioni, perché ricordiamo a tutti che il blocco del turnover non esiste più, quindi si può assumere. Ovviamente diventa una scelta politica in quale settore assumere. La dico banalmente, preferisco avere un impiegato in più dei servizi demografici e quindi assumere un impiegato dei servizi demografici, un operaio dei servizi cimiteriali, un dipendente del settore tecnico, anziché investire nel settore educativo e quindi assumere un nuovo educatore o una nuova educatrice. È una scelta legittima, ma è una scelta politica che non ci trova minimamente d'accordo, perché riteniamo che investire in un settore come quello educativo abbia un'enorme valenza, non solo attuale, visto che andrebbe a garantire la tenuta del settore cosiddetto 06, quindi della scuola dell'infanzia, che è un fiore all'occhiello della città di Pavia. Ma soprattutto diventa un investimento anche nel mantenere nell'alveo pubblico in modo diretto tutto ciò che riguarda il primo ciclo di educazione e quindi di scolarizzazione di quelle che sono le giovani generazioni del domani. Perché noi stiamo dicendo che al netto dei nidi, che sono del settore 03, il passaggio successivo, dicevo, che è quello della scuola dell'infanzia, è di fatto il primo ciclo di istruzione. E il fatto che questo primo ciclo di istruzione venga tirato in qualche modo fuori dall'alveo pubblico è un discorso che ovviamente non può trovarci d'accordo, anche perché se facciamo un discorso legato proprio, come dire, alla vil pecunia, all'interno della relazione tecnica che accompagna questo progetto, si può notare che in realtà risparmio di fatto non ce n'è. Per di più poi questo esperimento, perché è così che viene chiamato, non è detto che nel caso in cui andasse in porto e dovesse eventualmente, come dire, trovare un certo successo, di fatto non possa aprire definitivamente all'esternalizzazione di tutti i nidi e di tutte le scuole dell'infanzia La vostra all'interno del paura un comune. po' è questa, insomma, ecco, visto che abbiamo, insomma, il consigliere anche della Lega qui presente in studio, Eugenia Marchetti, insomma, ha sentito la posizione e Certo. soprattutto la paura del mondo sindacale, insomma, l'ultima Sì. frase è stata emblematica. Assolutamente, io ringrazio per questo rapido riassunto che è stato fatto, però adesso se mi permette lo aggiusto. Allora, l'esternalizzazione, sono contenta che lei abbia usato questo termine, è corretto, ma vorrei dire che il Comune di Pavia non è il primo comune in Italia che ha iniziato questa sperimentazione di esternalizzazione, ma sono numerosi i comuni che già lo stanno adoperando con anche dei notevoli successi e connotazioni positive. Il Comune di Pavia ovviamente si è trovato a fronteggiare una situazione di mancanza di finanze. Capita, soprattutto in un momento anche particolare come quello che stiamo vivendo. Quindi di mancanza di finanze da un lato e dall'altro lato di adeguamento normativo che era necessario porre in essere. Quindi in adempimento anche della nuova concezione che è stata introdotta dal decreto legislativo 65 del 2017, unito, diciamo, l'utile al dilettevole, ovvero ha attuato questa disposizione che crea il cosiddetto polo didattico, cioè un centro di interessi, un nucleo di interessi educativi che si concentrano in un'unica zona, come appunto quella dell'asilo Collodi e la scuola di infanzia Muzio, che si trovano tra l'altro nelle adiacenze della scuola primaria Berché, della biblioteca di quartiere, della sede decentrata di Pavia Est, ma anche delle oratorie di San Pietro e di San Carlo.
Quindi diciamo ha attuato questa nuova concezione di polo didattica, appunto introdotto con una riforma scolastica che è stata portata avanti dal governo. Quindi sotto questo punto di vista secondo me è una cosa molto positiva. Dall'altro lato ovviamente faccio un esempio chiaro, così anche gli ascoltatori possono capire. Il Comune di Pavia si trova a fronteggiare un problema da un punto di vista finanziario per le nuove assunzioni. E quindi il motivo per cui si è provveduto ad esternalizzare questo servizio scolastico. Nell'ipotesi in cui vi sia una maestra chiara che è stata assunta dal Comune di Pavia e che quindi collabora con una scuola diretta e gestita direttamente dal Comune di Pavia, dovesse trovarsi in stato di maternità, il Comune di Pavia, in assenza quindi di finanze, dovrebbe ricoprire una nuova posizione della maestra per sostituire quella che è andata in maternità, non avrebbe le finanze necessarie per sostituirle. Questo comporterebbe alla divisione della classe, supponiamo la classe terza, i bambini dovrebbero essere smistati in altri istituti scolastici diversi, con tutto quello che comporta ovviamente. Esternalizzando il servizio a una cooperativa, che ovviamente sarà scelta attraverso una gara, questo non si potrebbe verificare, perché sarebbe compito della cooperativa occuparsi di trovare una maestra che sostituisca quella che appunto non si trova nelle condizioni di adempiere alla sua funzione lavorativa per vari motivi, malattia o appunto stato di gravidanza. Quindi questo è un altro aspetto positivo, non ci sarebbe modo così di smistare delle classi. Comunque si tratta di un'esternalizzazione che rimane comunque governata e appunto diretta dalla regia dell'assessorato del Comune di Pavia all'istruzione, quindi non si tratta di una gestione esterna allo sbaraglio, alle mani esclusivamente di una cooperativa, ma è comunque rientra in una sorta di gestione da parte del comune, quindi non vengono abbandonati. Quindi voglio dire, sicuramente ci sono molti aspetti critici e ci tengo a evidenziare un altro aspetto che appunto anche prima è stato detto: non vi è la lesione dei diritti dei lavoratori, perché è vero che l'asilo nido Collodi e la scuola d'infanzia Muzio vengono esternalizzati. Il servizio viene esternalizzato, ma le attuali dipendenti, quindi dipendenti pubbliche del Comune di Pavia, non perdono il loro posto di lavoro, quindi tutti i diritti dei lavoratori previsti e garantiti dalla contrattazione collettiva vengono rispettati e verranno semplicemente riposizionate in altri settori. Stiamo parlando di 10-11 maestre, se non sbaglio, quindi non vi è nemmeno una lesione da parte dal punto di vista del diritto del lavoratore. Io vedo solo cose positive e inoltre ci tengo a evidenziare che appunto si tratta di una sperimentazione. Noi sperimentiamo questo nuovo servizio per 2 anni. Se, come noi pensiamo e come i dati alla mano anche di altri comuni che hanno già adoperato questo sistema ci hanno fornito, sarà solo ricco di cose positive, sia dal punto di vista della formazione delle maestre ma anche dalla loro professionalità, perché comunque essendoci la regia dell'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Pavia, non si lascia la libera discrezione generale da parte delle cooperative nella scelta del personale, sarà comunque personale qualificato, in questo io voglio anche rassicurare i genitori. Se invece questa sperimentazione, ma ripeto, credo proprio che non avverrà, non dovesse funzionare, a questo punto il Comune di Pavia dovrà tornare sui suoi passi e rimangiarsi sicuramente quanto è stato affermato. Allora, non lo vedo molto convinto, vuole ribattere un minuto solo perché poi cambiamo anche argomento. 30 secondi, non di più. Allora, il discorso legato però, perché forse è giusto mettere qualche puntino su lei. Allora, il discorso della normativa del 2017 non obbliga in nessun modo il Comune di Pavia a fare questo tipo di scelta. È una facoltà, non è un obbligo. Quindi di conseguenza il Comune di Pavia sceglie volontariamente, per motivi politici, di operare questo tipo di scelta. Perché è vero, non ho nessun dubbio ad ammettere che anche altri comuni l'hanno fatto, ma non tutti i comuni l'hanno fatto. Quindi lo può fare, non lo deve fare. C'è una bella differenza. Punto primo. Punto secondo. Nel momento in cui noi ci troviamo a parlare di
esternalizzazione. È vero che non è stato violato il diritto contrattuale, è altrettanto vero che non ci sono perdenti posto. Però per stessa ammissione, diciamo, della consigliera prima, il discorso legato al fatto della sperimentazione. Andiamo a capire se questa sperimentazione è una sperimentazione che poi in realtà porterà dei risultati. Perché nel momento in cui io ammetto che è in crisi il comune di Pavia da un punto di vista finanziario, io dovrei fare una sperimentazione cercando di ridurre il costo. Cioè la spesa del comune di Pavia deve ridursi e quindi io per questo motivo esternalizzo. Dalla relazione tecnica questo non risulta. Quindi non c'è un risparmio. Per quanto riguarda il discorso delle eventuali sostituzioni delle gravidanze e delle malattie, è molto semplice. In questo momento ci sono già cooperative che stanno operando nel settore che garantiscono la copertura, ma molto più semplicemente, forse, facendo nuove assunzioni e integrando il numero di educatori, forse, e di educatrici, forse si arriverebbe a risolvere anche questo tipo di problema. Oltretutto, visto che ne stiamo facendo, ripeto, un discorso di natura economica, nel caso in cui questa sperimentazione dovesse fallire, noi ci troveremo nella situazione di dover reinternalizzare, sempre in assenza di personale o in carenza di personale, con le casse del comune che si troverebbero sempre nella stessa situazione. Allora la domanda che mi viene da fare è: cui prodest? Chi è che ne ha giovamento da questo tipo di discorso? Sapevo Grazie. che avrebbe scaldato un po' l'ambiente questo tema, perché inevitabilmente scalda anche la città di Pavia. Guardi, Consigliere, brevemente, perché volevo parlare anche brevemente, di mi fermo crisi. alla prima parola che è stata detta. Scelta politica. È vero, ma un'amministrazione è fatta di politica, quindi noi portiamo avanti le nostre scelte politiche, che in questo caso sono scelte politiche positive, che porteranno alla città solo risvolti positivi. Quindi facciamo così, tempo al tempo, ci rivediamo qua dal direttore tra 2 anni e ne ridiscuteremo, ma sono certa di avere ragione. Allora, Marchetti, riparto ancora da lei, vi inviterò, mi segnerò l'appuntamento con lei e Fimiani. Allora, parliamo invece dell'ennesima protesta, rimaniamo in tema di protesta, invece quella di oggi a Milano, ristoratori sotto la prefettura, ristoratori a Palazzo Lombardia per far sentire la propria voce, una delle tante categorie purtroppo che soccombono in modo massiccio a questa drammatica pandemia ed è l'ennesima dimostrazione, insomma, che la gente non ne può più. Sì, guardi, mi ha molto colpito questa notizia della protesta dei ristoratori, commercianti e ho anche letto di proprietari di discoteche. Per fare un po' il punto della situazione, questi commercianti sono saliti sulle loro auto e si sono incamminati dalla provincia di Milano fino a Palazzo Lombardia. Tra l'altro, la cosa che mi ha colpito è che sono andati a passo d'uomo, cioè hanno raggiunto da paesi tipo Giussano, il palazzo di Regione Lombardia passando da Viale Zara, a passo d'uomo, bloccando interamente il traffico di Milano. Per me, posso essere sincera, è una cosa bellissima, perché vedere che il traffico di Milano dopo un anno diventa di nuovo congestionato, è una cosa molto bella, è una cosa positiva, cioè dà quello spirito della città che riparte, di qualcuno che ha voglia di scendere, salire in macchina e di dar voce ai propri pensieri e ai propri diritti. Quindi è una cosa positiva, non solo sotto il punto di vista della visione, vedere le macchine ancora in coda, a me manca tantissimo, sono strana, però mi manca vedere le code, cioè mi manca essere al semaforo e dire allora sono in ritardo, invece adesso posso partire 5 minuti prima da casa, è un mondo diverso. Quindi, sotto quel punto di vista, è una cosa molto positiva. E ancora, finalmente, e ancora una volta, i ristoratori e i commercianti e i titolari partite IVA hanno avuto il coraggio di mettersi in piazza e di essere anche ascoltati, in questo caso, dall'assessore di Regione Lombardia. Settimana scorsa, non più tardi di venerdì, io ho partecipato come consigliere comunale in secondo luogo, ma in primo luogo come cittadina, alla manifestazione organizzata
organizzata dai ristoratori della provincia di Pavia che ha avuto luogo in Piazza della Vittoria Pavia. Sono stata lì con loro, ho preso freddo le mani con loro e abbiamo riso tantissimo ed eravamo felici di ritrovarci. Erano tutte persone che io conoscevo, la maggior parte amici, ed è stato un momento veramente positivo e credo che le istituzioni siano obbligate a ascoltare le parole e le lamentele di diritto proprio che questi commercianti fanno. Ecco, Fimiani, proprio su questo concetto io volevo focalizzarmi. Le istituzioni, dice Eugenia Marchetti, devono essere obbligate ad ascoltare la voce di chi purtroppo oggi è in difficoltà, perché il più delle volte operatori del settore della ristorazione, i commercianti, chi più ne ha più ne metta, anche tramite le nostre telecamere ci hanno detto: ci sentiamo completamente soli. Ma io credo che il discorso della crisi economica, che ovviamente attanaglia in questo momento tutto il paese, aggravata dal Covid-19, perché non è che poi non dimentichiamoci che prima non è che fossimo, diciamo, messi tanto bene, quindi c'è stato l'aggravarsi della crisi economica. Credo che questo problema attanagli tutte le categorie. Credo che sia un problema dei ristoratori, credo che sia un problema degli artigiani, credo che sia un problema dei lavoratori dipendenti, credo che ci sia tutto il mondo del lavoro che è in crisi. È chiaro che il discorso legato al, diciamo, al recovery plan e comunque alla grandissima quantità, stiamo parlando di 200 miliardi di euro che devono arrivare, 209 miliardi per la precisione, che devono arrivare dall'Europa, devono assolutamente provare a invertire questo trend e cercare di dare una soluzione al problema dell'economia in generale. Ripeto, noi ci stiamo soffermando in questo caso sui ristoratori, si è parlato prima delle partite IVA, lo ribadisco ancora una volta, è tutto il mondo del lavoro che è in crisi, è tutta l'economia che risente del Covid-19. Non ci sono settori, come dire, più riparati, non ci sono settori che sono al di fuori del perimetro della crisi. È tutto il mondo del lavoro. L'economia deve assolutamente essere risollevata e immagino che quei 209 miliardi di euro possano servire anche e soprattutto a questo, tant'è vero che poi come CGIL comunque abbiamo richiesto più volte, ovviamente al Premier Conte, di poter dire la nostra su quello che, diciamo, sono tutti i capitoli di spesa di questi, diciamo, di questo recovery plan. A questo punto immagino che sicuramente, e torniamo al discorso che abbiamo fatto però all'inizio della trasmissione, avere una stabilità politica e avere un governo in carica accelererà sicuramente i tempi di soluzione di questa crisi. Una crisi politica abbinata ad una crisi economica sarebbe un disastro per tutta l'Italia. Condivido in pieno le sue parole. Siamo alla fine di questa puntata di Linea Attualità. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21:10 in diretta dallo studio 1 con me, con Politica la Parola, il nostro talk show serale. Tanti temi, alcuni li abbiamo già anche dibattuti oggi. Io ringrazio davvero di cuore il consigliere comunale di Pavia della Lega Eugenia Marchetti, ringrazio di cuore anche il sindacalista della CGIL di Pavia Americo Fimiani. Chiudo qui questa puntata, noi ci vediamo domani puntuali sempre alle 18 con Linea Attualità ed ora vi lascio in compagnia dei nostri notiziari.